emergenza ambientale, abbiamo già preso l'appuntamento, verranno settimana prossima qua, quelli dell'ARPA, per incominciare a lavorare con i nostri ristoratori, i nostri proprietari di B&B, per la certificazione Ecolabel. L'Ecolabel è la maggiore certificazione mondiale sulla qualità. Quando un turista si collega a un sito di un albergo e vede che è certificato Ecolabel, ad occhi chiusi quello viene. Cioè, i turisti che ormai vivono di queste cose, cioè il turismo internazionale, sinceramente quello nord europeo, guarda queste cose. Perciò, siccome l'ARPA ci accompagnerà, penso che non vorranno neanche soldi, ce lo farà gratuitamente per le nostre strutture, io ritengo che questa è una cosa che bisogna fare, perché insieme alla gestione del territorio noi dobbiamo lavorare anche per la gestione, per far sì che qualifichiamo sempre di più la nostra offerta turistica, sia in termini di ristorazione, sia in termini di accoglienza. Già abbiamo delle strutture bellissime, dobbiamo qualificarle anche con i marchi di qualità. Quest'anno, non so se siete d'accordo, con la difesa ecologica, noi abbiamo attivato nella zona a mare la pulizia della zona a mare. Qui ci sono i due operatori che sono venuti gentilmente, io li ringrazio, che hanno lavorato e che stanno lavorando in quella zona. Tutta la spiaggia quest'anno l'abbiamo pulita e monitorata giorno per giorno, ogni mattina uscivano e andavano nella spiaggia a raccogliere tutto quello che si poteva raccogliere per avere una spiaggia pulita. Penso che ne siete accorti, giorno 16 di agosto quest'anno, a Luna la spiaggia era super pulita, era più pulita di come l'avevamo lasciata il giorno 14, perché abbiamo attivato tutta una serie di procedure con del personale in modo tale che il turista il giorno 16 a Luna trovava tutta la spiaggia pulita. Anche qui ci abbiamo fatto, mentre la gente dormiva dentro la tenda, noi abbiamo attivato la cosa del raccolto, ci sono state dei disguidi con gli scarabri, il sindaco è stato in prima persona a raccogliere buone immondizie il giorno 15, ma ci auguriamo il prossimo anno di non avere questo problema, perché questo piano piano ci riusciremo pure, forse per l'altro progetto che presenteremo entro dicembre. Sono tutti percorsi che noi stiamo portando avanti per pulire e avere poi il turismo. Io non so chi di voi è andato in questi giorni nella tratta davanti agli alberghi, ma lo dicono chi ci passa, non si erano mai visti così puliti. Gli operatori che sono qui hanno fatto un bel lavoro, hanno tolto tutte le canne, hanno tolto le sterpaglie che uscivano in mezzo alla strada. Perché lì è un intervento importante che dobbiamo fare nella zona a mare. C'è la gente che ha speso lì un paio di soldi, ha investito, ha fatto il bellino, deve avere le strade pulite, non avere la palatuline che hanno cemento lasciate, non avere i canne che hanno cemento lasciate. E loro lo stanno facendo. Tutto il comune bisogna fare questo. Stiamo partendo, dico, sono due gli operatori, non sono 50. Naturalmente, infatti ora ho pensato, ne parlavo con loro, che da sabato gli atenelli che sono a mare di oro li porteremo qui in paese pure e li metteremo nella sala, anche perché c'è l'inverno che avanza, e loro si cominciano a pulire tutte le strade che ci sono, la calzata, Rostelli e compagnia belle, piano piano si cominceranno a pulire tutte le cunette e tutte queste strade di campagna che abbiamo. Perciò dico, l'obiettivo nostro è quello di far sì che il territorio piano piano noi lo mettiamo sotto gestione e controllo diretto, in modo tale che anche la gente, ci auguriamo che ci continui sempre di più a aiutare, e noi vogliamo le monete, vogliamo le sbacce, vogliamo tutto quello che si può fare, cioè un lavoro che stiamo facendo. L'altra idea che abbiamo avuto, che però così poi mi fermo e aspettiamo le domande, è quella di la gestione dei rifiuti dentro il centro urbano. Il paese di Campofelice è un paese, come tanti altri comuni del nostro territorio, è più grande, è più piccolo, le strade sono molto molte le altre, ma sono queste buone, come sono anche in questa realtà. La scelta di mettere gli atenelli è quello di pensare a questo paese in modo più pulito. Cioè, a me non interessa soltanto raccogliere il rifiuto, il sacchetto, che già abbiamo fatto, ma è quello di avere il paese spazzato, pulito nelle strade. E non lo possiamo fare con i comuni. Tanto se non mettiamo di prendere una squadra di operai che mettiamo in giro, che fanno tutto il giorno lo spazzamento. Noi che fa lo spazzamento ne abbiamo soltanto una persona che fa il posto principale. Gli altri quartieri purtroppo rimanevano senza spazzamento per diverse settimane. Quando c'era un po' di tempo bisognava mandare qualcuno. In questo modo noi, i quattro operatori che operano con gli asinelli, hanno l'obbligo di spazzare anche dentro il quartiere che loro vanno. Io ho visto che intorno alle scuole c'era tolta l'erba, che era da diversi anni che non si faceva. C'è un lavoro che gli operatori, dobbiamo dargli il tempo a loro di mettersi in sintonia con l'asino, perché purtroppo è un lavoro nuovo che stiamo portando avanti, anche per potersi riorganizzare nel quartiere. Nel momento in cui tutto questo avverrà, se ci date tempo entro fine gennaio, voi vedete che questo paese noi siamo molto molto pulito. Anzi, mi dice qualcuno, io sono andato nei quartieri
a vedere alcuni quartieri come sono e già ci accorgiamo che è molto, molto più pulito di prima. Perché? Perché l'operatore, se trova il pacchetto di sigarette a terra e passa con l'asino, lo prende. Se prende quello con il furgone, quello con il furgone, posso dire che non si fermerà mai. Si opererà mai, scende, ubiglia, se ne va, non lo farà mai. O il pacchetto delle patatine, o la borsa che è stata buttata a terra. L'operatore che gira con la tenella a piedi lo fa. Chi ha che va incominciando a pulire, non so se l'avete visto, il centro sociale, che stiamo pulendo tutto intorno al centro sociale, che ha tolto tutto quello che si è abbandonato. Penso che domani completeremo definitivamente la pulitura di tutta la zona intorno al centro sociale. Abbiamo iniziato a fare lo spazzamento nella zona delle case popolari dove c'è vicino al cimitero, già siamo venuti a pulire tutto questo, abbiamo pulito tutto sotto il belvedere, l'abbiamo fatto due martedì fa con gli operatori che sono andati lì e hanno raccolto tutto quello che potevano raccogliere con i sacchetti, con il sacchetto per le bottiglie, bicchieri, tutto quello che abbiamo rotto in quel versante. Cioè stiamo parlando di un servizio che serve sempre di più a fare questo tipo di pulizia. L'altro aspetto è quello importante, che noi non stiamo impegnando grandi somme. Comprare un furgone ci vogliono dai 15 ai 25 mila euro, secondo quello che possiamo comprare con un furgone. Se dobbiamo andare un buco quello grande, forse ci vogliono anche di più. Gli asini non ci sono costati niente, gli asini sono incomodato tutto gratuito, come sono a Castelbuono, 10 sono del lato, gli altri che ci sono incomodato tutto gratuito pure a Castelbuono, questi sono incomodati che non costano niente, costano soltanto mantenerli per un anno, che costa 2.000 euro all'anno, 2.000 euro all'anno, non al mese, questo sia chiaro, questa è la somma che costa un asino, 2.000 euro all'anno. Ma c'è qualcuno ha sentito cifre in giro, che pare che se lo sta a fare loro, l'asino mangia poco, per fortuna sua, poi si mangia molta, cioè, le terre involte, si possono andare a portare via per fare un asino. L'asino ce li dà gratis gli asini? No, gli asini, capito, l'asino, allora le asino, l'asino ha 10 asini di sua proprietà, sì. Quando li ho comprati io, quando ero... Cioè gli asini sono solo? Poi ci sono altri asini, che sono nati nel frattempo, che sono... E poi ci sono quelli che abbiamo alcuni, ma io ne avevo alcuni che lavoravano a queste buone in uso gratuito. E come sono quelli che sono qua, sono in uso gratuito, io non prendo soldi. A me interessa soltanto che la sua sta bene, che quando nasce un burgetto muove chi. Tant'è vero che purtroppo sono tutte tre scoperte per ora queste asine, e sto trovando lo stallone giusto, che dovrebbe essere uno stallone che è stata molto bene regalato alle Andreotti. Ed è a Cinesi già. Ed è già a Cinesi questo salone, è un salone bianco e dovremmo andarlo a prendere in settimana per portarlo qui per fare poi, se ci riusciamo, gli altri di bianco. E non lo si poteva portare. Cioè quello che costa materialmente. L'altro ci darà l'accordo con i signori che hanno il 100.000 a stalla, ci darà l'accordo con loro, da un'altra parte poi tengono con tutte le spese sanitarie, ci fanno niente ci va. Che è esperto di queste cose, tutta l'analisi del sangue, tutti i vaccini, tutta la somma complessiva, sono 2.000 euro l'anno. La persona che ci vada per ogni tanto controllarci i tir, la polizia, tutto queste cose, sono 2.000 euro l'anno complessivi, costa l'altro. Altri soldi non costano gli altri, se muoiono sono a posto della proprietà, quindi l'acqua comune è grande. L'altro paga al comune, l'altro paga il 2.000 euro, quindi da noi non ci fa pagare nulla. Noi paghiamo nel servizio complessivo dell'anno, paghiamo una somma. Se spendiamo 1.000 euro, spendiamo 1.000 euro, spendiamo 1.000 euro, spendiamo 1.000 euro. Se non fanno il burro, o capo, il burro, tipo se dovevamo comprare un burrone nuovo, l'altro noi non voglio pagare, come pagava solo su, quindi si è chiaro. Ad esempio, un asino, ma quelli di Castelbuono è stato un'iniziativa che lavorano, non sono mai fermati. I cartoloni, dopo 5 anni, noi però abbiamo una situazione di furgoni che sono senza parlare, quando lo usano in mezzo officina è impressionante. No, c'è un resoconto. È impressionante, perché purtroppo in mezzo sono tutti vecchi. Sono due cose diverse, sì, completamente. Il furgone non ha la forza di poter comprare 20 nuovi, perciò tutti siamo tutti impiccati per capire cosa succederà il primo gennaio. Se continueranno o non continueranno, ci sceglieremo le società e faremo servizio diverso di quello che facciamo. Però dico, questo è il percorso che abbiamo attivato. Io quello che vi dico è dateci fiducia per qualche altro mese per avere il paese pulito, come diciamo noi. Pulito significa non essere una carta interrettata. Abbiamo piano, lei viene a Castelbuono,
quando cominciamo la questione del giro, oggi il paese purtroppo non è più come pensavo io, ma questo non è colpa di nessuno, purtroppo grave situazione, però il paese sicuramente io l'altro giorno ho visto la via per andare al cimitero, giusto, che era veramente pulitissima, l'erba tolta, tutte dentro le ore pulite, ci sono molte belle cose che stiamo portando avanti, io dico, vi ripeto, qui ci sono i due operatori che stanno lavorando nella zona a mare, tutta la zona delle, dei fuguardi dall'Aperma, che poi verso i villini che stanno costruendo nuovo, le canne prima arrivano a mezza strada, allora le hanno tagliate tutte, ora ci stiamo ritornando nuove a ritagliare, in modo tale che tu hai queste grandi strade che siano abbastanza belle e spaziose. Questo è degli alberi, un altro aspetto importante, tutta la zona, quella che costeggiava l'Apem, l'abbiamo tutta pulita, cioè c'è un lavoro che si sta portando avanti e si sta facendo, che sono tutte cose che naturalmente si portano avanti, perché tutto in un corpo non si possono fare. Questo è il percorso che ci stiamo inventando, che stiamo portando avanti, che vogliamo portare avanti, con l'obiettivo di rendere sempre più pulito. Ora faremo anche i cestini da mettere in giro per il paese, per le carte, perché se c'è una persona che si è mangiata un pacchetto di patatine non ci vuole buttare a terra, non ci può mettere una pacchetta, tanto nel corso noi qua i cestini non abbiamo. Stiamo pensando, ideando di fare dei cestini in legno da mettere in giro per il centro urbano, in modo che la gente ha la subito anche di poter avere questo altro tipo di servizio. Questo, ripeto, è il percorso che stiamo avviando. Ritardi, critiche, cose da aggiustare, ce ne saranno altri 100.000 e siamo disponibili ad accettare tutte le considerazioni che ci sono, con l'auspicio che il lavoro che dobbiamo portare avanti è quello di tutti insieme costruire per avere un paese sempre più accogliente, più pulito, più organizzato. Ho visto in giro in questo paese ci sono diverse piccole ville che devono essere anche qui curate, e i ragazzi hanno l'obbligo che quando passano di lì se trovano la borsa, se trovano il sacchetto, se trovano qualcosa buttato lì se la devono portare, e anche se è possibile poterla anche pulire dentro queste piccole villette che ci sono, cioè questo è l'obiettivo che ci chiama, e questo lavoro si può fare con gli uomini. Non si può fare, gli uomini ci vogliono sul territorio, gli uomini che camminano a piedi, gli uomini che possono vedere le cose come vanno. Come sapete abbiamo attivato anche la raccolta dell'olio tausco, che sta andando molto bene pure, abbiamo anche diversi cuscini di per l'olio, abbiamo attivato la vita ecologica, la vita di tiro, chi lo vuole può andare a prendere in questo momento del compost che abbiamo fatto a Castelbuono, ora ne porteremo un altro container perché so che già la gente lo sta prendendo, perché questo è gratuito, perché il nostro compost se serve per qualcuno per l'agricoltura ci fa la richiesta e magari noi lo possiamo autorizzare, se vanno a prendere col camion direttamente da Castelbuono, ma se andiamo a prenderci uno, due secchi, tre secchi per la nostra casa, per i nostri fiori, possiamo andare a prendercelo lì all'isola ecologica. Chi ne vuole un camion, due camion, lo ripeto, basta ce lo chiede, noi ci facciamo autorizzare dal lato e il lato ce lo dà sicuramente, perché è a disposizione di tutti i residenti di questo territorio, non penso che fanno ancora pagare, perché poi c'è anche una tariffa che mi sembra che sia 15 euro a tonnellata, cioè immaginate quanto è caro 15 euro, è una pezzeria, però per ora neanche lo fanno pagare, perché ancora è in fase sperimentale, con l'università stanno facendo alcune tipo di sperimentazione, come utilizzarlo nel miglior modo possibile per l'agricoltura. È un fertilizzante ricchissimo, io lo utilizzavo questo buono, molta gente lo utilizza ed è molto utile per il terreno, perché lo alleggerisce, lo rende più creabile e compagnia. Questo è il percorso che abbiamo avviato. Ripeto, siamo aperti a tutte le considerazioni, a tutte le proposte, a tutte le sollecitazioni.